Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in Joe Makers, il canale dedicato a piccole recensioni e fai da te. Dopo l'unboxing dell'aspiratrucioli della Sheppack, per l'esattezza il modello HA1000, dove abbiamo spacchettato l'aspiratrucioli, visto cosa conteneva la confezione, oggi vorrei farvi vedere un po' la messa in funzione e il collegamento ai vari elettroutensili che mi trovo nella cantina. Come potete ben vedere, questo è l'aspiratrucioli montato e in dotazione ricordiamo che si trova un tubo flessibile da 2 metri con un diametro da 100. Il montaggio è estremamente facile in quanto bisogna connettere solo i raccordi, i bocchettoni con due fascette metalliche e poi da andare a collegare all'aspiratrucioli. Come potete vedere, esce già in dotazione diversi riduttori che si possono adattare a tutti gli elettroutensili che hanno diametro differente del foro di aspirazione. Ora provvediamo alla sua messa in opera. Mettiamo il bocchettone, lo colleghiamo all'aspiratrucioli e andiamo a raccordare l'altra estremità. Facciamo la prova prima con la sega a nastro. Ora vi faccio vedere, provvediamo al raccordo dietro la sega a nastro. Questa è una sega a nastro della Makita con un foro d'aspirazione che è abbastanza grande. Quindi cosa facciamo? Andiamo a vedere quello che ci va giusto. Tiriamo via i raccordi che ricordiamo sono 1, 2, 3. Tutti questi possono essere adattati a tutti i vari elettroutensili. Ora questo qui con il diametro lo andiamo a collegare alla sega a nastro. Ed è fatto. Il tutto molto facile, veloce. E provvediamo a fare una prova di taglio. Ho un pezzo di legno di scarto, come potete vedere, giusto per provare. Adesso accenderò l'aspiratrucioli. Ecco, come potete vedere è partito. Non so se la mia voce viene coperta dal rumore dell'aspirapolvere. Ora accenderò anche la sega a nastro. Se non mi sentite, abbiate pazienza, non urlatemi dietro, eh! Ecco. Tutto perfetto. Nemmeno un po' di segatura. Spegniamo. Ed ecco qua. Molto facile, si può raccordare ed ecco qua. Questo, se si vede, è il po' di segatura che c'era all'interno e lo mettiamo. Possiamo fare anche una prova, ragazzi, sulla troncatrice. Che dite? Facciamo sta prova sulla troncatrice. Ci spostiamo e andiamo alla troncatrice. La troncatrice, che ricordo, è un modello della Comba, esattamente un modello Sliders X2T con lama da 305 intercambiabile fino a 315. Va bene, con lama da 315 ha un altezza di una lunghezza di taglio
di 335 mm con un'altezza di taglio di 120, mentre con la lama in dotazione che c'è da 305 ha una lunghezza di taglio di 330 per un'altezza di 110 mm. Ora provvediamo oltre poi al piano, molto resistente, molto ben fatto, alla guida. Il motore, ricordo, è un motore da 2000 watt a induzione e non necessita di manutenzione. Molto silenzioso, partenza soft, non a scatti come la maggior parte degli elettroutensili. Ecco qua. Vi faccio sentire almeno il motore, com'è l'avvio graduale. Spero si sia sentito, riproviamo. Ricordo che il foro di aspirazione si trova qui. Come potete vedere, faccio vedere meglio, ed è un foro abbastanza largo. È tutto. Ed ecco qua. Come potete vedere è tutto collegato, tutto perfetto. Provvediamo anche in questo caso a fare una prova di taglio. Provvediamo ad accendere l'aspiratrucioli. Ricordo che senza la posizionamento dell'aspiratrucioli, prima quando andavo a tagliare assi e quant'altro, la macchina produceva una quantità impressionante di segature. Adesso faremo la prova e vedere. Accendo, provo. Mi raccomando, l'uso sempre dei dispositivi di sicurezza. Usate sempre i DPI e staccate sempre la corrente prima di fare manovre vicino agli elettroutensili. Ecco qua, stringiamo il pezzo, via, accendiamo. Facciamo ancora un altro taglio. Come potete vedere qua, approfitto per farvi vedere anche la qualità del taglio, molto bello pulito, senza sbavature. Spegniamo l'aspiratrucioli e niente ragazzi, il po' di segatura è normale, come si può vedere, ma a confronto a quella che faceva le volte scorse era davvero esagerato. Ragazzi, spero che il video sia stato utile per qualcuno. E se vi è piaciuto lasciate un like, pollice all'insù, iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina perché successivamente ci saranno anche degli altri video. I prossimi video saranno dedicati a un trapano tassellatore della Makita e tra l'altro provvederò a fare anche una piccola recensione, un piccolo unboxing di un trapano avvitatore con relativo avvitatore. Tutti con tre batterie da 2 volts con voltaggio da 12 volts con un amperaggio di 2 ampere. E questo vabbè sarà per un altro video. Spero di
non aver deluso nessuno. Perdonate la mia bonarietà, la mia semplicità nel fare i video. E purtroppo sbagliando si impara e speriamo di crescere un pochettino. Nel mentre vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Ciao a tutti ragazzi da Joe Makers.